Beh ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Ah, ieri ho fatto Call of Duty Black Ops 2, perché comunque sia, me l'avete chiesto di cambiare un pochettino da GTA e allora. Ok, perfetto. E allora ho fatto la puntata sulla sfida contro quei coglioni, contro col balistico e Tomahawk. Però veramente ragazzi mi sono trovato gente ignobile in quella partita. Minchia, non ho mai giocato così di merda, visto che ero un po' arrugginito, non toccavo da un bel po' il joystick, cioè non toccavo da un bel po' Call of Duty, perché stavo giocando molto a GTA. Comunque sì, siamo qua, adesso vedete la mappa, sono in casa di Franklin, la nuova casa di Franklin. Andiamo su statistica. Come potete vedere, elenco, io ho fatto già 47 missioni principali della storia, cioè sport, ovviamente ragazzi mi sto lasciando molte cose. Cioè non le sto toccando, vedete che non sto toccando sport e passatempi sconosciuti e folli varie, perché ragazzi una volta che voi finite la storia principale potete divertirvi ancora con le storie secondarie, che sono lo sport, gli sconosciuti e folli, eventi casuali varie, perché queste storie non sono collegate alla missione principale della, cioè, del gioco, ma sono a sé, quindi potete divertirvi tranquillamente anche dopo che avete finito il gioco. Oltre ovviamente, ragazzi, al solito rapine, cioè picchiare gente, non lo so, uccidere prostitute, andare al nightclub, andare a prepararsi la macchina, eccetera. E poi ovviamente ragazzi manca la modalità online che sarà attiva dal 1 ottobre da quello che so. E ovviamente lì creo un team, la mia squadra per poter giocare online e divertirci insieme. Ovviamente spero che sia divertente. E poi non so se voi avete sbloccato il garage per mettere le macchine per poterle utilizzare online. Ma da me io ce l'ho già il garage. Poi non so voi, vabbè, me lo farete sapere giù nei commenti come volete voi. Quindi ragazzi clicchiamo B. Clicchiamo ancora B e siamo qui. Allora, casa di zio Franklin, scusate. Ah, ragazzi, io direi di prendere. Guarda, non c'è più la mia macchina, vabbè. Avevo voglia di prendere e prepararmi questa macchina. Adesso la prepariamo, ragazzi, guardate. Allora, andiamo qui. Ci mettiamo nella mappina, andiamo a vedere. Guardate, c'è anche una gara qui, cazzo, ragazzi. Poi ce la facciamo, ce la facciamo. Allora, però prima di farla dobbiamo prepararci la macchina, quindi andiamo qui, Los Santos Custom. Si chiama tipo West Coast Custom, ragazzi. E poi ovviamente queste canzoni, ragazzi, mi è arrivata una corrispondenza di contenuti di terze parti per colpa di queste minchie di canzoni che ci sono in sottofondo. Veramente il nervoso. Questa la voglio, questa la voglio. No, 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 no! Vieni qui, macchinina. No, sei mia ormai. No, ragazzi, non prepariamo questa macchina bianca. Preferisco prepararmi questa rossa. E fermati, Cristo. Testa di minchia. Voglio la tua macchina. Dammi la tua macchina. Fuori dal cazzo. Oh. Cioè, ma ci vuole molto a seguire quello che dico. Dai, 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 dai. Partiamo. Allora, dobbiamo andare qui. Dobbiamo andare a Los Santos Custom. E ovviamente questa autoradio, cioè, le canzoni che ascoltano le tipe sono veramente orribili. Poi anche queste fanno cagare, ragazzi. Io spero, ovviamente. Allora, facciamo così. Lo lavoro bene su Sony Vegas, sto cazzo di video, perché mi hanno rotto i coglioni. Non posso finire col copyright per colpa di queste canzoni che sono sottofondo. Io altrimenti spegnerei la radio. Dai. Basta. Cioè, ma oggi musica non ne trovo, belli, eh. No! Sì! No! Sì. Fuori dal cazzo. Eccolo lì. Andiamo qui, ragazzi, e ci prepariamo la macchina. Eccola qui. Dai. Bella. E poi andiamo a spaccare il culo a una corsa clandestina, ovviamente. Allora, ragazzi, siamo pieni di soldi. Abbiamo 471.000. Ripara veicolo. Ma vaffanculo. Allora, armature ragazzi, mettetegli l'armatura al 100%. Sapete cos'è l'armatura? Non è armatura tipo antiproiettile o roba del genere, ma cioè vabbè, più o meno è quella, perché comunque sia è la resistenza della macchina, quindi se una macchina vi viene addosso, non vi toglie niente con l'armatura al 100%, proprio vi deve venire un camion e spaccarvela completamente. Freni ragazzi, ovviamente se avete i soldi, spendeteli pure i soldi, perché tanto torneranno, ce li avrete altri soldi. Ovviamente non è che serva molto. Cioè, vabbè, io lo faccio solo esclusivamente perché devo fare la gara. Però
ovviamente il motore potenziatelo perché vi servirà. Marmitta, ragazzi, fatelo, solo esteticamente è molto figa. Carbonio non lo mettete, a me fa cagare. Claxon lascio quello che c'è. Fari all'oxeno, perché la differenza si vede, ragazzi, cazzo. Guardate la differenza. Vabbè, targa, mettetela nera. Verniciature, io direi di mettere tipo un opaco, va. Un bello opaco blu, ragazzi, come vi sembra? A me sembra bellino. Se no, rosso? No, rosso l'avevamo già. Mettiamo un bel blu, chiusi, bellissimi. Metallizzati, altrimenti metallizzati come sono? Così è figo, ragazzi. No, molliamo. Mi sta già troppo piacendo. Spoilerino, ragazzi. No. Sì, dai, sta bene. Alla fine sta bene perché comunque sì, le parti in carbonio ci sono, ragazzi. Come dietro gli scarichi, diciamo. No, ho sbagliato. Torniamo in retromarcia, va. No, zio. No, mi devo mettere per forza affrontare, altrimenti non me la dà. Allora, rimettiamoci un attimo frontali, ragazzi. Rientriamo un attimo, dobbiamo finire di prepararci la macchina. Andiamo a farci una bella corsetta e poi picchiamo un po' di gente, tanto per picchiare. Allora, poi ragazzi, c'è anche il sito online se volete comprare le macchine. Ovviamente passiamo la fine a terra. Io l'ho scoperto ieri, ragazzi. C'è un cazzo di sito online che è una figata. Ok, ruote, mettiamoci sport. Dovrebbe avermi sbloccato anche le altre ruote. Infatti, queste qua volevo, ragazzi, mi piacciono troppo. Colori cerchioni, ragazzi, ovviamente facciamo blu. Bianco, dai, mettiamoli bianchi i cerchi. Bianchi. Oro! Che schifo. Avorio. Marrone. No. Un bel bianco. Non c'è. Argento, bianco, eccolo qui. Che schifo. Mettiamoli rossi, ragazzi. A questo punto. Accessori ruote. Allora, mettete prima di tutto fumo al rosso, che è una figata quando sgommate fai il fumo rosso. E gomme antiproiettili, perché quei proiettili di merda, quei cazzo di cose, mettete limousine, ovviamente i finestrini, perché ovviamente sono i cazzo di poliziotti che vi sparano e vi bucano le gomme. Allora, la macchina è pronta per il combattimento, anzi no, la gara. Ovviamente non potete modificarla esteticamente con paraurti, minigonne, eccetera, ma giustamente è così. È una bella macchina, deve restare in questo modo. Andiamo subito a fare la corsa clandestina, ragazzi. Adesso questa macchina dovrebbe essere una bestia. Dovrebbe. Cos'era? Ah. Cos'era? Guardate, ragazzi, cos'era quella macchina? Mia curiosità. No, no, no. Che cosa è? No, ragazzi, scusate. Ma questa macchina... Vado a vedere. Infano all'inferno, svaffanculo. Non me ne sbatto un cazzo. Pensavo fosse meglio, ragazzi. Invece non è neanche la migliore. Andiamo con la nostra. Cioè, io, ragazzi, vorrei trovare la Pagani. L'ho vista sul sito on internet. Che c'era, che vi ho detto che c'è il sito internet. E costa 1 milione, ragazzi. Cioè, esagerati. Ok che vuoi rispecchiare la realtà. Però 1 milione, cazzo, raga. Cioè, neanche io ce li ho. Cioè, ce li ho. No, non ce li ho neanche i soldi. Neanche Michael ce li ha, neanche Trevor ce li ha quei soldi. Anche perché più che spendere 1 milione per una macchina, ragazzi, preferisco spendere 1 milione per comprarmi attività dove mi faccio soldi almeno. Come potete sentire, la macchina fa rumori diversi. Aspettate che disattivo la radio. Ah, questo è il LED. Cristo, non si disattiva! Oh! Dai, Cribbio, dai! Fuori ai coglioni! Oh! Niente il rumore della macchina, ragazzi. Troppo bello. Ma cos'è? Oggi è giornata di Infernus? Poi dai, cazzo, va. Ah, devono partecipare anche loro alla gara clandestina! Ah, ah! Certo che partecipo, dai! Partiamo con la gara, ragazzi. Con la mia ultra macchinina. La mia bimba. Allora, abbiamo preparato la macchina, abbiamo preparato... Cazzo, ma avete visto le macchine che hanno loro? Ah no, la macchina mia è migliore. Perché il tipo c'è il telaio dentro?
Ma fuori dal cazzo! Testa di minchia. Ma sono velocissime le loro macchine. No, ma dai, ma che cazzo succede? Cioè, l'attacco poco a poco e mi va a fanculo la macchina. Ma che palle. Ma fuori dal cazzo, che sono più veloce. Ancora? Mi stai prendendo per il culo. Oh! Mi stai prendendo per il culo. Mi sta prendendo per il culo il gioco. Allora, non si fanno neanche superare queste cose. Fuori dal cazzo, dai. La mia velocità è indiscutibile, ragazzi. Dopo che ci ho modificato il motore e il turbo, ci ho messo una trasmissione ottima, ci ho messo le sospensioni ultra basse perché devo tenere la strada, che è una bellezza. C'è meno attrito sotto. Ovviamente loro mi tengono con delle macchine di merda. Ma grande, ma ha fatto benissimo. Saranno non meno di 3 giri. Vorrei capire quanto ci guadagnano a questa cazzo di gara. Spero tanto, perché è una bella macchina questa e merita tanti soldi spesi sopra ulteriormente. Ovviamente le migliori preparazioni rimarranno quelle di San Andreas. Troppo figo, ragazzi, troppo figo. Anche se sono contento che abbiano fatte così queste cose. Dai, vai zia, grande. Allora, ce la stiamo facendo, ragazzi. Dai, che cazzo fai, macchina di merda. Ma me lo fa apposta il gioco. Ma vaffanculo, va. Che minchiata. Ma che minchiata, ragazzi. Ma vaffanculo. Me lo fa apposta. Non lo sesto, mica vi sparerei. Non voglio neanche pensarci, qua. Vi ammazzerei tutti, brutti stronzi. Ma oh, ma ha rotto il cazzo. Che palle, non va bene sta cosa, ragazzi. Ogni volta che tocco poco poco la macchina di un altro se ne va a fanculo la mia. Ma che palle, ma dimmi più che altro che vuoi non vuoi farmi perdere. Ma minchia, che intelligenza artificiale, ragazzi. Veramente, non ci credo. L'ha presa per il culo. La mia macchina è una merda. Cioè, dovrebbe tenere che una bellezza questa mezza Ferrari strana dietro. Non si capisce, i fari di dietro davanti sembrano 599 GTO. Che strano! Che strano che non mi curva! Che strano! Ma va a cagare! Allora, che... Dai, dai. Vabbè, non provare a uscire, eh. No, tu me lo stai facendo apposta, macchina di merda. Dimmi che vuoi farti recuperare dagli altri, perché a questo punto non so che dire. Cioè, ti vuoi far recuperare. Guarda, guarda. No, niente. Che cazzo di macchina è? Ma perché passano le macchine belle quando sto guidando? Ok, dai. Stiamo vincendo. Poi le canzoni. Ovviamente, ragazzi, se qualcuno di voi conosce tutte le canzoni di GTA, cioè comunque si conosce il dove scaricare la musica di GTA, perché io la scaricherei, mi piace troppo. Sono veramente fighe queste canzoni. Dai, 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 dai. E dai, rimani dritta, macchina di merda. Ma perché ce li ho tutti dietro? Che figata questa canzone. E vince il cura, cazzo, sì! Grande, scherzo, l'abbiamo vinto, grandissimo. Bellissima sta canzone, fiammante. Grazie, bella. Ma che cazzo, perché c'ho sangue? Ah, è vero che ho schiacciato quella all'inizio. Ah, mica, 2200. Ok. C'è una proprietà da acquistare qui. E poi c'è questa canzone che è una figata, ragazzi. Proviamo a acquistare questa proprietà. Ma vaffanculo, sono un poveraccio. Secondo te riesco a guadagnare tutti quei soldi? Allora, c'è un camion qui, cosa c'è? Andiamo a prenderlo. Ah, cos'è? Lo fai a... Cos'è quel camion? Ma vaffanculo.
Ma come fai a fare i parcheggi al centro della strada? Ma va a cagare, ho posti disponibili. Allora devi far incazzare qualcuno e farci... Che cazzo... Che cazzo sei? Hey yo, what's going on? Our friend Poppy Mitchell has just been spotted in a high-speed chase with the cops! Like, right now, bro! Apparently she's wasted! Get after them! See if you can snag a shot of her getting busted! Mi segui Poppy? Dove cazzo è Poppy? Bello, insegui Poppy e non mi dà niente, ragazzi. Bello. Bellissimo. Cosa che cazzo è? Ma vaffanculo, controller di merda. E che cazzo, da. Andiamo a cercare Poppy, visto che mi dice di inseguirla. Dai. Vediamo un pochettino cosa mi combini, cazzo. Oh. Insegui Poppy. Hey yo, what's going on? Poppy Mitchell has just been spotted in a high-speed chase with the cops. Like right now, bro. Apparently she's wasted. Get after them. Ah, si è buggato prima e ovviamente non mi indicava il puntino. Insegui Poppy, vai, inseguiamo, raga. E dai! E staccati un po' questa visuale, troppo attaccata, va. No, piano, non andate troppo veloci, ragazzi, non andate troppo veloci. Bello. Cos'è questo? Ma questo inseguimento è rallentatore, non ho capito. Cioè, questo è il massimo che sanno fare. Dai, dai, dai. Mamma che velocità, ragazzi. Sembra di andare a 30-40 all'ora. Bello! Bello! Grande, sei un poliziotto. Sei il migliore. Cazzo, sei molto dignitosamente, te lo giuro. Dai, ma siete minchioni, cazzo. E dopo che lo inseguo. E dopo che. Mica che musica di merda, cazzo. Ma un po' di musica bellina. Porco cane, anche questa fa cagare. Ma perché attacchi il cellulare? Hello? Ma dove stai andando? Perché sei un coglione? No. Ma ok, non si fa niente alla mia macchina. Cioè, ma mi spieghi dove minchia mi state portando? No, 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 no. Sì. Col cazzo che mi prendi, palo di merda. Ma io vorrei capire cosa devo fare. Ma dai! Ma perché? Ah, meno male. Ma cosa sta fa... Ma bello. Ma che cazzo è una Bentley questa? Una foto, ragazzi! Vi devo taggare su Instagram, dai raga! Minchia, io col mitra, cazzo. Tu sei Poppy Mitchell. Dai, via, cazzo. A Beverly, dai. Ah, prima che mi becchino, cosa mi dovrò beccare? Facendo una foto. Ok, fatta questa cosa. Abbiamo finito la missione? Visto che non mi ha fatto picchiare nessuno, cazzo. Dai, dai. Non finirà mai la... Oh, eccolo. E ovviamente la missione finisce mentre sto curvando. Cazzo, è colpa vostra! È colpa vostra! Stronzi, cosa? Ah, perché c'ho il mitra. Cosa? Scoppi! Anche tu, testa di minchia! E poi sta muore col colpo. Dove scappi? No, no, non dovevi. Ti aspettavi qui? Anche tu? Ma dove scappi? Dove stai scappando? Dove stai scappando? Ovviamente. Ma perché devi... Dai, fuori dal cazzo, devo ammazzare un tipo. Ormai hai visto troppo. Dove scappi, stronzo? Cazzo, una stella.
Minchia, l'ambulanza è proprio utile, eh. No, no. Ma come... Me lo spiegate? Me lo spiegate? Come cazzo cammina? Cioè, io l'ho ammazzato e lui va avanti. Questa è la minchiata. Ah, mo vi devasto, stronzi. Ovviamente. Che cazzo? Ma grazie. Grazie. Ma fuori dal cazzo, va, macchina della polizia, avviene a me. No, io vorrei preparare la macchina della polizia, ragazzi. Vi giuro, vorrei preparare la macchina della polizia. Voglio vedere se fa. Che palle! Lasciatemi le palle in pace un attimo. Voglio modificare la macchina della polizia, raga. Non sparatemi. Ma che cazzo? Non riesco a seminarli ora, raga. Ma dai! Ma ah! Pensavo mi avessero arrestato, che cazzo! Ma volevo modificare la macchina della polizia, ma che cazzo! Vabbè, ragazzi. Ci ho provato, non ce l'ho fatta a bloccarli, a farmi a scomparire prima di... Cioè, dopo aver rubato la macchina alla polizia. Ovviamente sono in ospedale. Meglio essere massacrati che arrestati, ragazzi. Perché vedete, ho tutte le munizioni. Pagherete 5.000 di trapianto al culo, non lo so, trapianto al cervello. Però almeno avete tutte le armi, ragazzi. Quindi chiamo start. Mettiamoci nella mappina classica, perfetto. E che dire, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Cioè, ovviamente cercherò di fare le gare anche con gli altri membri, perché so che con gli altri membri ci sono anche le gare. Ah no, ce le può fare anche lui. Le gare acquatiche, vedete. Anche le gare, non lo so. Poi c'è un'altra. Gare acquatiche, poi triathlon. Triathlon, troppo figo, no? Tutta una cosa allucinante. È veramente un gioco completo in tutto. E questo mi fa veramente piacere, perché hanno fatto un ottimo lavoro su questo gioco. Sono veramente contento. Poi ovviamente quando finirò il gioco cercherò anche di trattare le conclusioni di questo, di tutto del gioco, se è stato soddisfacente. È stato un gioco studiato in ben 6 anni, se è stato veramente all'altezza, perché fino adesso è all'altezza di quello del suo nome, di Grand Theft Auto GTA 5, GTA comunque. E che dire, ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Vi lascio in descrizione sempre la mia pagina Facebook per iscrivervi se vi fa piacere, se volete aiutarmi a crescere anche su Facebook, magari per farmi conoscere meglio, se ovviamente pensate che sia un ottimo YouTuber, comunque sia, vi piacciono i miei video. E che dire, ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao raga!